sia a breve termine con dolori, emorragie, infezioni, a volte la morte, sia a lungo termine, traumi psicologici, disturbi post-traumatici da stress, diminuzione o impossibilità del piacere sessuale, complicanze durante il parto e tanto altro. Decine di milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Europa, migliaia nel nostro paese. In questo senso le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno che ci riguarda. La dimensione globale di questo fenomeno impone lo sviluppo di interventi transnazionali e transcontinentali per costruire ponti tra le comunità che vivono in Italia e in Europa e quelle nei paesi interessati dalla pratica, in particolare l'Africa, favorendo un approccio dal basso e coinvolgendo Dovrebbe l'intera concludere. comunità, ho finito, sì, uomini compresi. Quindi non solo. La questione delle mutilazioni genitali deve essere inserita nell'ambito della cooperazione internazionale e della politica di sviluppo che includa la prospettiva di genere, tenendo conto dei diritti delle donne, delle bambine e il loro empowerment. Grazie. Grazie collega Locatelli. Adesso il collega Rizzetto, prego. La ringrazio, Presidente, e chiedo un attimo di attenzione poiché, Presidente, tra la serata di ieri sera e stanotte le notizie ci hanno dato purtroppo, le notizie che abbiamo letto sui media, sui giornali, in agenzia, ci hanno dato la tragica conferma che Giulio Regeni, uno studente di Cambridge ma originario di Fiumicello in provincia di Udine, è stato trovato cadavere in Egitto. E quindi questo mio intervento, Presidente, è semplicemente per ricordare questo ragazzo che a 28 anni stava facendo un dottorato in Egitto ed è stato, pare, se tutto confermato, assassinato. Chiaramente, Presidente, noi dobbiamo indicare affinché le istituzioni, per suo tramite, vadano necessariamente a fare luce sulla vicenda, oltre che a fare le più sentite condoglianze alla famiglia, nello specifico alla madre Paola De Fendi e al padre Claudio Regeni. Grazie, Presidente. La ringrazio, la Presidenza si associa alle condoglianze. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 5 febbraio 2016, ore 9, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.